concetto di creatività non è tanto dire ah io sono creativo, no, io sono principalmente curioso. Molto spesso docenti, professori, anche persone con multilaurea non hanno quella scintilla di curiosità. Molto spesso ti forzano ad usare i loro libri per imparare delle cose, e questo vuol dire solamente osservare un contenitore. Guardare in un solo contenitore è un limite, per me è un limite. Ascoltare una sola persona è un limite, non esiste nessuno che detiene il sapere in nessun campo. E quindi dov'è che ci si dimostra creativi? Ci si dimostra creativi nell'essere curiosi verso più cose. Non ci si deve porre limiti. Io non penso di essere un programmatore, non penso di essere un artista, sono semplicemente curioso e ho voglia di esprimere un qualcosa. Non so se sono un creativo, so solamente che ho delle conoscenze acquisite per curiosità. Queste conoscenze fanno gola a delle persone. Molte persone mi dicono sei creativo. No, sono un problem solver. Sono uno che spezzetta la realtà e trova un'alternativa migliore. La creatività è trovare una soluzione a un problema. Se questo problema è di tipo estetico, un artista, un musicista semplicemente vuole fare qualcosa di meglio nella sua testa, poi magari la musica che fa non piace a nessuno per i prossimi 15 anni. Prendiamo Aphex Twin. Aphex Twin è un creativo, è un pazzo scatenato. La musica di Aphex Twin che sentivamo 10 anni fa, per cui lui era famoso, era musica che lui ha fatto 10 anni prima, perché anch'io faccio la stessa cosa. Creo delle cose, mi vengono delle idee, mi prendo degli appunti e forse questa cosa interesserà ad altre 10 persone o magari a 10 milioni. L'importante è prendere nota, continuare comunque a sognare. Quando esce un prodotto, non lo so, un nuovo sistema tipo il Nest, conosci il Nest, il termostato, quello lì, quando esce quello aveva solamente voglia di fare un prodotto figo che risolveva i suoi problemi. Io voglio un termostato che faccia quello che voglio io, che impari dalle mie abitudini. E questo ha creato un'esigenza, quindi è solamente voglia di creare qualcosa che risolva i propri problemi. Problem solving è creatività.